Buon pomeriggio. Dunque, Padre nostro, che sei nei cieli, puntini puntini, perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Io vivo all'estero da molti anni, quindi non sono sicuro se ci siano state modifiche nella liturgia italiana. Però questa versione della preghiera del Padre nostro, che imparai da bambino, è molto chiara. Non si parla di peccati, si parla di debiti. E abbeverandomi ovviamente agli esperti e ai filologi, ho capito che lì c'è anche un accenno a un'antica tradizione dei re di Israele, che era il perdono dei debiti accumulati ogni 7 anni, una cancellazione di debiti che avveniva ogni 7 anni. Interessante perché probabilmente era una delle ricette più antiche che conosciamo per rilanciare la crescita economica. Ecco, debito e religione. Da qualche anno il tema è sulle bocche di tutti. Prima gli osservatori americani, poi ormai anche i media europei hanno sottolineato la visione profondamente religiosa del debito da parte di Angela Merkel, figlia di un pastore protestante di Amburgo, poi trasferitosi, quando lei era bambina, nella Germania Est a evangelizzare i tedeschi della Germania Est. Quindi ormai anche i sassi di Matera sanno che debito e peccato si possono dire usando la stessa parola nella lingua tedesca. Ma tra debito e religione c'è una storia molto più antica di quella di Angela Merkel e Wolfgang Schäuble. Il credito con interesse, detto usura, a prescindere da quale fosse il tasso di interesse, anche se non era per forza elevatissimo, come noi oggi definiamo un tasso di usura, il credito con interesse è peccato mortale durante tutta la prima fase del cristianesimo, della storia cristiana, così come lo è nel Corano. Poi lo storico Jacques Le Goff, il grande storico Jacques Le Goff, ci ha raccontato l'invenzione del purgatorio, purgatorio a pagamento. Un'invenzione fatta su misura per gli usurai, che non erano né tutti ebrei né necessariamente tutti usurai, alcuni forse erano gli antenati dei nostri banchieri. Ebbene, la condanna religiosa nasce dal principio che il tempo appartiene a Dio soltanto. E pretendere interesse, un rendimento dal prestito, è come appropriarsi del tempo, trasformare il tempo in denaro. Questo è il peccato mortale. Ma mortale, mortale fino a quando? Si arriva a una piccola transazione, quando dall'economia medievale spuntano le prime forme di capitalismo mercantile, si arriva a decidere. Ricordate forse la vendita delle indulgenze che per finanziarsi la Chiesa ha interesse a offrire una terza opzione tra paradiso e inferno e si crea il purgatorio che è acquistabile a pagamento e diventa una tappa intermedia perché da lì si può andare in alto, si può essere promossi. Tuttavia, col debito non si scherza ancora ai tempi della vicenda che ci racconta Shakespeare con Il Mercante di Venezia. Qui siamo nel Cinquecento, quindi per noi italiani è già Rinascimento inoltrato. L'ebreo Shylock, nella commedia di Shakespeare, perché non è una tragedia, questa ha un lieto fine, l'ebreo Shylock pretende dal debitore insolvente che lo ripaghi con una libra della sua carne viva. Non carne, la sua carne dal suo corpo. Quindi di fatto pagherebbe con la vita. Alla fine l'ebreo Shylock verrà sconfitto dal tribunale, però questa è l'idea.
Saltiamo un secolo, un po' più di un secolo più avanti, alla fine del 600, e incontriamo un altro personaggio, un grande personaggio della letteratura, Daniel Defoe. Lo conoscete tutti come l'autore di Robinson Crusoe. Forse non sapete che Daniel Defoe, di mestiere, per sbarcare il lunario tutti i giorni, faceva il giornalista economico. Ebbene, nel 1692 finisce in prigione per debiti. Un debito modesto, poco più di 700 sterline, ma finisce dietro le sbarre e ci rimane per un po'. Ma Daniel Defoe sarà uno degli ultimi a scontare il mancato pagamento di debito con la prigione. Perché di lì a poco l'Inghilterra si dà una legge sulla bancarotta, sul fallimento. E guardate, questa legge, la legislazione inglese sulla bancarotta, diventa uno dei passaggi essenziali nell'ambito di quel straordinario processo che è la rivoluzione industriale. Il capitalismo moderno nasce contestualmente con una nuova idea del debito e di come bisogna trattare anche il cattivo debitore. Perché a cosa serve la prigione? A me, creditore, individualmente, forse può dare qualche soddisfazione vedere il mio debitore insolvente dietro le sbarre. Se sono un personaggio vendicativo, magari mi sento appagato. Però comunque non recupero nulla. Una volta che è dietro le sbarre, certamente non è più in grado di restituirmi il dovuto. E per la società nel suo insieme, ancora più importante, è una risorsa sprecata. Questo debitore schiaffato in galera è una risorsa sprecata che non produrrà più niente. E allora vedete, quest'idea che il debito ogni tanto va perdonato, non c'è bisogno di essere altruisti, non c'è bisogno di essere generosi, è un'idea molto utilitaristica che si evolve e prende corpo insieme con un capitalismo moderno. Tant'è vero che noi troviamo degli esempi di perdono del debito sovrano da parte di grandi conservatori americani. Penso a un presidente che tuttora viene venerato dalla destra neoliberista, Ronald Reagan, poi il suo successore repubblicano, George Bush padre, George Bush senior. Bene, negli anni 80 cancellarono un terzo del debito di molti paesi dell'America Latina, inclusi i più grossi come il Brasile, semplicemente per pragmatismo, che quei paesi lì non ce la facevano più a restituirlo. E allora era molto più saggio, utile, efficace mettere una croce sopra una parte di quei debiti e fare sì che ripartissero. Ma vedete, io ho vissuto un pezzo della mia vita anche in California, nella Silicon Valley, e so che anche voi sicuramente avete un'immagine molto effervescente di quel mondo, San Francisco e la Silicon Valley, il mondo delle start-up, il mondo dove i ragazzi di 20 anni creano delle imprese che un giorno si chiameranno Microsoft, Apple, Google, tutte create da 20enni, al massimo 30, Facebook. Bene, e che c'è quest'idea di un'economia tanto più dinamica, capace di creare lavoro, opportunità, perché c'è questa continua fioritura di imprenditorialità. A quello che si dimentica a volte, perché naturalmente noi ci concentriamo nella nostra attenzione sui grandi personaggi che hanno stravinto, i Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry Page di Google. E dimentichiamo che per una startup che diventa Apple o Microsoft ce ne sono 10 o anche 100 che falliscono. E allora è impossibile capire lo spirito della California e della Silicon Valley senza ricordarsi che è un mondo dove fallire è consentito, e non è una macchia. Ci sono degli cosiddetti imprenditori seriali, come i serial killer, ci sono i serial entrepreneur, che fondano imprese a ripetizione, ci provano, ci riprovano, falliscono, ci riprovano ancora, finché riescono finalmente a creare qualcosa. E
Vedete, del resto, in questo momento, in questi giorni, si combatte una battaglia politica elettorale per la nomination di chi sarà il candidato repubblicano da una parte, democratica dall'altra, per la Casa Bianca. Poi si voterà nel novembre del 2016. Ma a destra c'è un personaggio che per il momento è ancora primo nei sondaggi, non so se durerà fino alla fine, ma tra i repubblicani primo nei sondaggi è Donald Trump. È stato anche definito il Berlusconi d'America. Ma Donald Trump si presenta come un imprenditore di successo, anche se è noto che ha fatto 3 volte bancarotta. Ma questo non è un marchio d'infamia negli Stati Uniti. In un capitalismo moderno bisogna poter provare, fallire, riprovare e senza per questo essere messi al bando dalla creazione di ricchezza. Beh, certo, voi vivete in un clima un pochino diverso, nella religione dell'austerity. E qui, a proposito di debito o anche di deficit, che è un'altra faccia del debito, perché il deficit è quello che nell'esercizio di un anno noi spendiamo in più di quello che stiamo guadagnando, e a furia di deficit si va anche ad incrementare il debito, il cosiddetto stock del debito. Ecco, voi siete sotto la dittatura del 3% e poi del suo fratello gemello, il 60%. Sono due dei parametri di Maastricht. Il 3% non si può sforare questo limite tra deficit pubblico e prodotto interno lordo, non deve superare questa soglia, così come il debito pubblico, questo se ne parla un po' meno perché praticamente lo sforano tutti, compresa la Germania, ma il debito pubblico nel trattato di Maastricht non dovrebbe superare il 60% del PIL. E la validità originaria di questi numeri non viene mai rimessa in discussione, nessuno sa da dove vengano. Allora, o li ha dettati il Padre Eterno a Mosè, scolpiti nelle tavole della legge, se no nessuno sa veramente perché il 3, non il 4, non il 2, perché il 60% di debito, non il 50. Allora, vedete, la storia di questi numeri scolpiti nella pietra è molto complicata, opaca e anche un po' misteriosa, perché così l'hanno voluta trattare. E risale al 1991, quando nella città olandese di Maastricht viene firmato l'omonimo trattato, che è il fondamento per l'Unione Monetaria Europea, che si realizza poi nel 99. Il rapporto deficit-PIL è quel criterio che, se non rispettato, può far scattare la famosa procedura di infrazione, per cui uno Stato diventa un vigilato speciale da parte della Commissione Europea di Bruxelles, sono previste eventualmente sanzioni e comunque immediatamente scatta l'allarme dei mercati finanziari. Eppure, i dubbi su quella cifra furono fortissimi fin dall'inizio e uno dei più autorevoli venne da un economista italiano, forse più famoso all'estero, Luigi Pasinetti, che in un importante saggio pubblicato sul Cambridge Journal of Economics nel 98, quindi un anno prima della nascita dell'euro, attaccava duramente mito, qui lo sto citando, tra virgolette, mito e follia del 3%, regno del simbolismo, a proposito di una soglia deficit-PIL, virgolette, la cui validità non è mai stata dimostrata. La ricostruzione, diciamo il retroscena storico, è questo, che più o meno a quell'epoca Germania e Francia avevano un rapporto deficit-PIL attorno al 3% e quindi, dovendo scegliere una regola, scelsero quello che erano loro in quel momento. Ma non c'era nessun criterio scientifico, nessun fondamento scientifico, tant'è che il 3% non è mai stato neanche preso in considerazione dall'economia più avanzata del mondo. Negli Stati Uniti d'America non esiste una regola simile, non esiste proprio. Tant'è che Obama, appena vince le elezioni nel novembre del 2008 e si insedia al potere, alla Casa Bianca, diventa effettivamente presidente nel gennaio del 2009, prima cosa che fa,
presenta al Congresso, all'epoca aveva ancora la maggioranza il suo partito, il Partito Democratico, una maxi manovra di investimenti pubblici in funzione anticrisi, antidepressione, e lascia, è una manovra dell'ordine di più di 800 miliardi di dollari, e lascia che il deficit pubblico americano veleggi nella stratosfera. A un certo momento arriva al 12% del PIL, cioè il quadruplo di quello che sarebbe consentito qui in America. Ma lì la cifra non ha senso, e poi la crescita americana, come probabilmente sapete, è ripartita presto, presto, già nell'estate del 2009 ricominciava a crescere l'America. Una cosa che si dimentica è che quella crisi lì, originata negli Stati Uniti, originata dai banchieri di Wall Street, negli Stati Uniti stessi ebbe gravissimi danni all'economia e soprattutto al mercato del lavoro, ma una durata normale, relativamente classica, quanto durano di solito le recessioni. Già nell'estate del 2009 ricominciava a crescere, siamo ormai ben oltre il sesto anno consecutivo di crescita, e sorpresa, no, sorpresa per nessuno, i conti pubblici americani vanno benissimo, si sono aggiustati da soli, che quando riparte la crescita automaticamente aumenta il gettito fiscale. Adesso l'America, anche se lì non ne parla nessuno di queste cifre, ma se andate a controllare, il deficit pubblico americano è sceso al 2% del PIL, però ripeto, lì non ne parlano perché quello è un numero inventato. Qui invece abbiamo la morte attraverso i debiti, come ai tempi di Mercante di Venezia, Shylock o di Daniel Defoe. Voglio leggervi, qui voglio fare una citazione un pochino, appena un pochino più lunga, voglio leggervi una lettera che un economista americano importante, Jeffrey Sachs, della Columbia University di New York, che è anche un consulente delle Nazioni Unite, ha scritto al ministro delle Finanze tedesco. Jeffrey Sachs, voglio farvi una piccola introduzione, è un progressista, in America si dice un liberal, è un economista di sinistra, su questo non c'è dubbio. E tuttavia, vedrete anche quando cito quel breve stralcio della lettera, non è incline a parteggiare per il vittimismo dei greci. Attenzione, perché si può essere poveri e disonesti, si può essere deboli e imbroglioni. E i greci hanno imbrogliato tanto. Non meritano di essere incoraggiati nei loro difetti. Ma sul debito si decide seguendo altri principi. E allora eccovi questa citazione di Jeffrey Sachs. Il punto di vista tedesco è che i paesi dell'Eurozona non devono vivere al di sopra dei loro mezzi. Devono onorare i debiti e ingoiare la medicina delle riforme quando è necessario. Tra l'altro ci stiamo incontrando e parlando tra di noi mentre i greci votano un'altra volta, no? In queste ore. Continuo nella lettura di questo pezzo della lettera di Sachs al ministro tedesco. La Grecia deve prendersela solo con se stessa, sempre secondo l'ideologia tedesca. Questa ricetta, prosegue Sachs, a volte è corretta e a volte no. È sbagliata quando per onorare il debito si spinge una società verso il punto di rottura. La saggezza consiste nel riconoscere quando la cura è sbagliata e in quei casi reagire in modo creativo. Pensare che gli stati sovrani devono onorare i debiti può essere il principio giusto 9 volte su 10 e può essere un disastro la decima volta. La Germania, continuo, non sempre Sachs che parla, non dobbiamo spingere una società fino al punto di rottura, neanche se la colpa del debito è tutta sua. La Germania del dopoguerra aveva meritato il piano Marshall, cioè gli aiuti americani per la ricostruzione? No, non l'aveva meritato. Il piano Marshall e poi la cancellazione del debito tedesco nel 1953 consentì alla Germania di rinascere? Sì.
La Russia meritava un perdono parziale del suo debito nel 1992, stiamo parlando della Russia di Yeltsin? No. Sarebbe stato saggio concederglielo? Sì. La Grecia si merita una cancellazione parziale dei suoi debiti? No, non è che se la merita. L'economia greca è stata governata malissimo e molto a lungo. Ha fatto troppi prestiti, ha alimentato corruzione e clientelismo, non ha costruito industrie competitive. Un perdono parziale del debito greco sarebbe una buona idea? Sì. La Grecia è in una spirale mortifera di austerità, distruzione di ricchezza, fuga di cervelli e di capitali, instabilità sociale. La sua crisi economica è altrettanto drammatica di quella che colpì la Germania di Heinrich Brüning tra il 1930 e il 1933. Parentesi mia, Heinrich Brüning era il cancelliere della Repubblica di Weimar durante i primi anni della Grande Depressione. La Germania di oggi, continua Sachs, può fare tutte le prediche che vuole alla Grecia, ma la Grecia collasserà comunque se la si costringe a ripagare tutto il suo debito. È una ricetta impossibile come lo era per la Germania di Brüning. La storia della Repubblica di Weimar la conoscete, cadde e arrivò Hitler. Oggi, qui conclude Sachs, la sua lettera. Oggi i contribuenti tedeschi pensano di essere stati generosi con la Grecia, ma questo è in parte un miraggio. I contribuenti tedeschi sono stati generosi con le proprie banche più che con la Grecia. Dal primo pacchetto di aiuti alla Grecia erogato nel 2010 fino al secondo e al terzo sono serviti a ripagare le banche creditrici, per lo più tedesche e francesi. Fine della citazione della lettera di Jeffrey Sachs. E vi sottolineo ancora una volta, questi applausi sono per lui, glielo dirò, è mio vicino di casa, gli trasferirò i vostri applausi. Sottolineo ancora una volta il pragmatismo americano. Qui lui è molto preciso nell'insistere che nessuno ha meritato il perdono dei debiti, ma la morte per debiti, come la prigione per debiti, non ha virtù pedagogiche, non ha virtù educative. Quest'idea che invece ricorre nel discorso del cancelliere tedesco, della cancelliera Merkel, dell'austerity come espiazione di un peccato, i 7 anni, perché stiamo parlando di 7 anni di crisi inflitti all'Europa da politiche economiche sbagliate, 7 anni di vacche magre, quasi come una condanna biblica per espiare gli eccessi di 7 anni di vacche grasse. In realtà l'Europa non aveva mai avuto i 7 anni di vacche grasse. Bene, questo sul debito. E vengo alla moneta. La moneta, simbolo e strumento di esercizio della sovranità. La moneta anche come veicolo di fiducia collettiva. La moneta come mezzo di pagamento e la moneta come deposito di valore. Allora, innanzitutto qui voglio fare invece una piccola parentesi di congratulazione con gli organizzatori del Festival di Modena, perché ci vuole un certo coraggio dentro un festival della filosofia a proporre un tema come questo, moneta e debito. Avete osato. L'economia, questo è per loro, meritato applauso. L'economia impaurisce di solito, e questo è un problema però, guardate, molto molto italiano. Purtroppo una recente ricerca dell'OCSE, organizzazione internazionale con sede a Parigi, che riunisce tutti i paesi più avanzati, tutti i paesi industrializzati, una ricerca dell'OCSE sulla conoscenza di concetti economici di base, elementari, rivela che purtroppo l'Italia è all'ultimo posto tra i paesi ricchi, tra i paesi avanzati. E tra l'altro
all'interno di questo problema c'è un sottoproblema, che i giovani italiani in particolare soffrono di un analfabetismo economico che li mette in una categoria diversa rispetto ai giovani tedeschi, inglesi. Questo non nasce per caso, guardate, l'economia è stata trasformata in una scienza triste, in una scienza noiosa che vi intimorisce, vi spaventa, perché ci sono troppe cifre, ci sono troppi nomi, parole tecniche in un gergo incomprensibile. Così hanno voluto quei sacerdoti tecnocrati, che l'hanno voluta trasformare in una religione esoterica, l'hanno sequestrata, questa casta sacerdotale di ayatollah, che hanno trasformato l'economia in una cosa di cui possono parlare solo loro. E così facendo, sequestrando il discorso economico, sequestrano il vostro futuro. Perché guardate, se voi non vi occupate di economia, qualcun altro fa le scelte al posto vostro. Questo è un problema che vi riguarda come cittadini. È una questione che vi riguarda davvero come cittadini. Non siete cittadini a tempo pieno, direi, capaci di difendere i vostri diritti, di appropriarvi del vostro futuro, di costruire il vostro futuro, se non vi impadronite anche degli ingranaggi della macchina economica. Moneta e filosofia, peraltro, senza togliere nulla al merito degli organizzatori del festival, moneta e filosofia vanno a braccetto da molto tempo, da Aristotele a Marx, di economia hanno scritto tanti, tanti filosofi di formazione. Dunque, dicevo, moneta è sovranità. Di nuovo, il Vangelo, date a Cesare quel che è di Cesare. Allora, credo che abbiamo tutti una cultura generale, sappiamo dove situare questa frase, no? Allora, Gesù Cristo viene avvicinato da alcuni farisei che gli chiedono se sia giusto pagare le tasse a Cesare, visto che Israele, la Palestina è sotto l'impero romano. E Gesù risponde con questa frase, guarda, anzi prima c'è un bellissimo quadro del Tiziano, che illustra questa scena, e al centro del quadro c'è una monetina, è quella che Gesù vuol vedere, mostra l'effigie, c'è sopra la rappresentata la testa di un imperatore, e quindi lui dice, date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio. È un episodio anche abbastanza discusso tra gli interpreti della storia, nel senso che tradizionalmente è stato interpretato quell'episodio come una trappola che i farisei stanno tendendo a Gesù, vogliono metterlo in difficoltà, e a seconda delle risposte che dà lui potrebbe o mettersi nei guai con il potere secolare dell'impero romano oppure mettersi nei guai con l'ortodossia religiosa ebraica. C'è un'altra interpretazione che è più recente, un revisionismo storico che è molto interessante, cioè che potrebbe essere stato invece un tentativo dei farisei di arruolare Gesù come un sostenitore di una rivolta fiscale che era in atto contro Roma, perché sì, non c'è bisogno di aspettare Ronald Reagan, Margaret Thatcher, il Tea Party Movement nella America di oggi. Una delle prime rivolte fiscali di cui sappiamo è proprio nella Palestina di quegli anni. Comunque sia, vedete il concetto della sovranità. Mettendo l'immagine dell'imperatore romano su quella moneta, il controllo del potere di emettere moneta, mezzo di pagamento e deposito di valore, diventa una delle potestà, delle caratteristiche più importanti del potere sovrano, del potere politico. Sovrani che poi spesso imbrogliano, sono i primi a imbrogliare con la moneta.
Vedete, tutta la storia del Medioevo e anche del Rinascimento conosce quel fenomeno che in inglese, adesso c'è una parola italiana che in questo momento mi sfugge, ma i grandi economisti inglesi definiscono il debasement. È una cosa che consisteva nel grattare letteralmente un po' di metallo prezioso dalle monete d'argento e d'oro, rimettendole in circolazione. Così il sovrano, che era lui a fare questa operazione, quasi da falsario, grattava via un po' di metallo prezioso. Alla fine su tante monete lui ne guadagnava tanto, però quelle monete per suo decreto continuavano ad avere lo stesso valore, valore facciale, e quindi... E questo dà origine alla cosiddetta legge di Gresham: moneta cattiva scaccia la moneta buona. Perché quando si fanno queste operazioni, si imbroglia sul valore della moneta, cosa succede? Che chi riusciva ad avere delle monete che erano ancora quelle pesanti, che pesavano tanto argento, tanto oro, le tesaurizzavano, se le tenevano nella cassaforte, e in giro circolava solo la moneta impoverita. Anche come debitori, peraltro, i re, i monarchi, gli imperatori ne fecero di tutti i colori. Banchieri fiorentini, genovesi, ebrei, lombardi, finanziarono guerre e imperi, ma spesso dovettero accettare un'alternativa abbastanza crudele tra il default, il fallimento del sovrano, e la ghigliottina, nel caso del re di Francia, o qualche altra forma di esecuzione spicciola. Cioè, quando il re non riusciva più a pagare i debiti, alle volte se la prendeva con i banchieri in questo modo. Quando è che la sovranità del potere politico in qualche modo... No, scusate, quando è che la sovranità del potere monetario, del potere di battere moneta e di controllare la moneta in circolazione, comincia a staccarsi, almeno leggermente, dal controllo politico in senso stretto? Bene, questo avviene molto tardi in realtà, avviene di nuovo alla vigilia della rivoluzione industriale inglese. Nel 600 nascono le prime banche centrali. Nell'ordine, la prima di tutte è la Svezia, poi viene l'Inghilterra. E tardissimo, tardissimo nella storia, pensate, gli Stati Uniti d'America si creano la loro banca centrale. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, nasce solo nel 1913, a poco più di 100 anni di vita. Ed è una risposta perfino tardiva ad un grande shock finanziario che oggi abbiamo dimenticato, perché poi ci fu il 29 che cancellò tutta la memoria precedente, ma c'era stata una crisi simile a quella del 29 nel 1907. Nel 1907 gli americani, con un crack sistemico della finanza, improvvisamente si accorgono che forse non sarebbe una cattiva idea avere una banca centrale come gli inglesi. Quindi, con le banche centrali, il potere di controllare la moneta si separa un po' dal potere sovrano del governo, del monarca di turno. Poi, via via che passa il tempo, viene addirittura teorizzata l'indipendenza delle banche centrali. Questo è il regime in cui viviamo oggi. Prima la Banca d'Italia, la Bundesbank ovviamente, ma adesso anche la Banca Centrale Europea, sono strutturate in modo, hanno una costituzione tale, un mandato istituzionale tale per cui non devono prendere ordini da un governo. E questo perché? Beh, vedete, la teoria dell'indipendenza della Banca Centrale nasce quando la moneta diventa un problema. E quindi si impone un suo controllo diverso. E quando è che la moneta diventa un problema? In genere in due situazioni: crack sistemici della finanza, quando quindi arriva una crisi di liquidità, perché falliscono tante banche, o comunque non funzionano più come dovrebbero. Oppure l'altro scenario in cui la moneta diventa un problema è l'inflazione o iperinflazione. Perché con un eccesso di moneta, generalmente associato a un forte aumento dei prezzi, c'è una crisi del potere d'acquisto di chi ha un reddito fisso, c'è una erosione dei risparmi, e dietro, sullo sfondo,
si intravede un conflitto distributivo, un conflitto di classe sulla ripartizione tra profitti e salari. Allora noi abbiamo due grandi episodi di inflazione importanti per capire dove ci troviamo oggi. Uno di questi è proprio l'inflazione, iperinflazione sotto la Repubblica di Weimar in Germania, che dà nascita come reazione ideologica a quello che viene definito ordoliberalismus, cioè un liberismo alla tedesca, che è fortemente impregnato anche di un senso di ordine e stabilità. Il controllo della moneta da parte di una banca centrale autorevole e indipendente come pilastro di una società stabile, visto che l'iperinflazione aveva sconvolto come un ciclone la Repubblica di Weimar. Poi c'è invece un episodio più vicino a noi, e che sicuramente alcuni almeno qui si ricordano, che fu l'inflazione elevata degli anni 70. Non era proprio iperinflazione, non ci volevano miliardi per comprare il pane dal panettiere come nella Repubblica di Weimar, però negli anni 70, per una serie di shock, tra cui la decisione del presidente Nixon, repubblicano, di interrompere la convertibilità del dollaro in oro, e quindi un'America che comincia a stampare moneta per finanziare la guerra del Vietnam e inonda di dollari il resto del mondo, già una condizione di inflazione. Poi lo shock petrolifero del 73, il primo embargo petrolifero decretato dagli sceicchi arabi dell'OPEC per punire l'Occidente che aveva appoggiato Israele nella guerra dello Yom Kippur. Ecco, tutto questo produce l'inflazione degli anni 70, che però si intreccia con un meccanismo moltiplicativo dovuto al conflitto sociale. Sono anni di forte conflittualità sindacale, quindi si scatena una spirale di rincorsa tra prezzi e salari. A quell'epoca, alcuni di voi ricorderanno, in Italia c'era la scala mobile, la contingenza che inseguiva continuamente un potere d'acquisto che rischiava di essere impoverito dai prezzi. Bene, lì arriva una risposta chiave dal centro del capitalismo mondiale, cioè l'America. L'ideologia di Milton Friedman, premio Nobel dell'Università di Chicago, il padre storico del neoliberismo, e insieme il monetarismo, che viene interpretato in maniera inflessibile dal banchiere centrale americano di quei tempi, Paul Volcker, allora presidente della Federal Reserve. La banca centrale come potere che deve di fatto intervenire nel conflitto sociale, deve prendere posizione, deve piegare la rincorsa prezzi-salari. E allora il monetarismo, il controllo della moneta da parte della Federal Reserve, con delle strette monetarie molto severe in quegli anni, rincari dei tassi di interesse, rincari del costo del credito, diventa un modo per preparare la sconfitta finale e l'arretramento del sindacato americano. Bene, oggi però siamo in un mondo molto diverso, siamo in un mondo, se è possibile chiamare l'unica illustrazione che ho in mente, cioè una slide, io non so se con questo sole riuscirete mai a vederla, ma è un grafico un po' particolare. Non sono piramidi Maya, non sono neanche delle costruzioni assiro-babilonesi, se qualcuno riesce a vederle, sono dei segni che indicano che cos'erano i tassi di interesse di una volta e che cosa sono oggi. In America oggi siamo, dal dicembre del 2008, in una situazione completamente anomala nella storia dell'economia, e cioè il tasso zero. La banca centrale, che fissa dei tassi di interesse direttivi, da cui poi dipendono anche tutte strutture dei tassi, tassi sui mutui, tassi sui prestiti bancari, tiene il suo tasso di interesse a quota zero ormai dal dicembre del 2008. È un evento inaudito che si accompagna con quell'altro esperimento eccezionale che è stato il cosiddetto quantitative easing, che tradotto in italiano vuol dire stampare moneta. Torniamo alla moneta, cioè
Si è di fronte a una crisi, quella del 2008, che rischiava di trasformarsi in un'altra grande depressione, la Banca Centrale Americana ha osato l'impensabile, si è avventurata su terreni inesplorati, ha sperimentato delle ricette che non erano mai state tentate prima, si è messa a stampare dollari per una quantità che ha raggiunto i 4.500 miliardi. E così facendo è riuscita a inondare non solo le banche di aiuti, ma l'economia reale, dare credito alle imprese, alle famiglie. È ripartita l'economia americana non solo per quella manovra di spesa pubblica che ricordavo prima di Obama, ma forse ancora di più per questa manovra inaudita della Banca Centrale. E questa si accompagna con nuovi pensieri teorici. Ce n'è uno che osservo con curiosità da qualche tempo, che si chiama la Modern Monetary Theory, la teoria monetaria moderna, che sostiene che oggi lo strumento principale per impedire una crisi è questo, è lo stampare moneta. Poi è una teoria un pochino più sofisticata, ve l'ho riassunta per sommi capi, ma diciamo che porta alle estreme conseguenze quello che è un fatto compiuto, quello che ha fatto la Banca Centrale Europea. La moneta come deposito di fiducia, perché in realtà noi tutti viviamo ormai da tempo immemorabile in economie dove dietro quei pezzi di carta che ci scambiamo, per non parlare della plastica delle carte di credito, dietro quelle banconote non c'è una riserva d'oro che ne garantisca davvero il valore. Sappiamo benissimo che non c'è più, è una finzione quella di pensare che dietro c'è un qualche valore reale. È tutto basato sulla fiducia. E allora, vedete, portando anche questo discorso all'estremo, quello della fiducia, c'è chi oggi sta pensando una moneta completamente diversa, sganciata dagli stati sovrani, liberata dal potere delle banche centrali. Nell'economia digitale è nato Bitcoin, questo esperimento, questo strumento che è una moneta digitale creata dal basso, è una moneta privata letteralmente, non c'è dietro uno Stato, non c'è dietro una banca centrale, viene creata da una moltitudine di creatori che si chiamano minatori, come se andassero letteralmente nelle miniere a estrarre l'oro e l'argento, ma sono in realtà dei minatori informatici, sono dei minatori digitali. E Bitcoin ha ancora una circolazione limitata, ma quello che è interessante è che ha attecchito in alcune zone del mondo, sicuramente nella Silicon Valley californiana, ci sono molti seguaci di Bitcoin che lo stanno utilizzando anche come strumento di pagamento, anche per entrare in un bar e pagarsi una birra. I giovani che si sono fatti affascinare da Bitcoin sono spesso seguaci di un'ideologia libertaria che non è né di destra né di sinistra, ma è fortemente antistato, cioè vogliono liberarsi da qualunque tipo di potere statale. Io concludo solo con un richiamo a quello che è accaduto la settimana scorsa, quando la Banca Centrale Americana ancora una volta ha rinviato il ritorno alla normalità. Scusate, siamo ancora in questa settimana, non so mai se la domenica è la fine o l'inizio. Comunque, giovedì, 3 giorni fa, ci si aspettava che la Federal Reserve potesse alzare i suoi tassi di interesse e quindi ricominciare a portarli verso un livello un po' meno strano del tasso zero. Non è accaduto. La Federal Reserve ha preferito aspettare ancora. La ragione ufficiale è quella che la Banca Centrale Americana non è sicura di quali siano gli effetti della crisi cinese sull'economia americana. Vorrebbe valutarli con calma, prendere tempo per capire se non sia in arrivo un'altra tempesta, questa volta una tempesta che viene dall'estremo oriente. Ma c'è un'altra interpretazione del gesto di giovedì, quando la Federal Reserve ha detto per adesso continuiamo col tasso zero. E questa è una lettura sociale che ci rimanda a quel ruolo che hanno avuto negli anni 70, negli anni 80 le banche centrali all'interno del conflitto redistributivo. Janet Yellen la presidente, è la prima volta che la Banca Centrale Americana ha una donna come presidente, si può certamente definire una economista di sinistra. E è preoccupata del fatto che anche dopo 6 anni di crescita
In America le retribuzioni sono sostanzialmente ferme. Il potere d'acquisto del mondo del lavoro non è veramente migliorato. Si sta meglio perché c'è più lavoro, però il potere d'acquisto è dov'era, a volte è bloccato addirittura da 30 anni che non salgono i salari. E allora vedete, c'è una certa resistenza di Janet Yellen a ritornare a quel ruolo della banca centrale che nel momento proprio in cui c'è una lunga ripresa e forse finalmente i lavoratori americani ritrovano un po' di potere negoziale, un po' di potere contrattuale e possono spuntare salari migliori, intervenire con una stretta monetaria e creditizia a raffreddare l'economia per impedire che i salari aumentino. La moneta è decisamente politica. Una notazione per ritornare alla rivoluzione industriale. Il grande economista inglese John Maynard Keynes ci ha spiegato una volta, negli anni 30, che il tasso di interesse composto è essenziale per spiegare la rivoluzione industriale inglese tanto quanto il telaio meccanico. È interessante, vedete, per gran parte della storia umana la maturazione degli interessi si faceva nel modo più semplice, cioè se io ti presto 100 euro e il tasso è del 3%, voglio che il mio capitale, i miei 100 euro mi rendano 3 euro il primo anno, 3 euro il secondo, 3 euro il terzo e così via. È solo a un certo punto che si generalizza il calcolo dell'interesse composto, cioè il primo anno io voglio 100 euro più 3, ma il secondo, il 3%, tu me lo devi calcolare su 103 euro. Vedete? Quindi in questo modo si arriva a una spirale di aumento dell'interesse composto e questo spiega quella che l'economista francese Thomas Piketty ha descritto come la società patrimoniale in cui viviamo oggi, una società in cui la crescita economica è rallentata, la crescita demografica anche, e si arricchiscono quelli che hanno già dei patrimoni, una società patrimoniale, una società dove le ricchezze ereditarie sono quelle che contano di più. Lui la illustra anche con un'immagine molto efficace: in una società patrimoniale il passato divora il futuro. Un altro, prima di Piketty, un turco-americano, intellettuale molto importante che lavora negli Stati Uniti, Acemoglu, aveva parlato di una involuzione dell'Occidente verso un ritorno a delle società estrattive. Estrattive, proprio come società dove il massimo della ricchezza è la rendita che viene dall'estrazione dal sottosuolo, l'estrazione mineraria. Ecco, Acemoglu ricorda quando comincia il declino della Repubblica Serenissima di Venezia. Comincia quando Venezia adotta un sistema di oligarchia chiusa, diventa una società per azioni. L'aristocrazia, la classe dirigente veneziana, blocca la mobilità sociale, quelli che dal basso vorrebbero accedere al potere. Si chiudono tra di loro. E allora diventano una società estrattiva, estraggono risorse dal resto della società a loro vantaggio prevalente. Estrazione come dalle miniere o estrazione di denaro dal denaro. Ma dietro questa estrazione, alla fine, ciò che si estrae è ricchezza prodotta dagli uomini, è lavoro umano, intelligenza e fatica degli altri. Grazie.